900.000 euro sono stati spesi per Scafa, però il quadro è molto più ampio, ha fatto un resoconto di quelli che sono stati gli investimenti su tutto il territorio e del fatto che Scafa è solo all'inizio. Oggi con questo investimento mettiamo in sicurezza la vita del pedone, perché la ferrovia non deve escludere la qualità della vita del pedone. Mi complimento con RFI, con il quale c'è un patto d'amore nel lavoro, mi complimento con la municipalità di Scafa. Abbiamo rilanciato che da Scafa deve partire una nuova generazione di vettori ferroviari che possano consentire ospitalità e trasporto anche alle biciclette. E poi faremo in modo che davanti a Scafa si combinino diverse modalità di trasporto, la gomma degli autobus di Tua con il ferro di Trenitalia. Per RFI qual è l'importanza di questa giornata? Abbiamo realizzato un'altra opera che è un tassello nel sistema ferroviario abruzzese. Noi abbiamo fatto un investimento di 900 milioni realizzato in solo 10 mesi e stiamo puntando molto sul potenziamento dell'infrastruttura nella regione Abruzzo, grazie anche alla spinta del presidente D'Alfonso, che sta credendo molto sull'infrastruttura ferroviaria. Il governatore d'Abruzzo ha definito Scafa uno snodo davvero di importanza fondamentale. Quanto era importante questa infrastruttura? Era importantissima perché rendeva più fruibile e renderà più fruibile la stazione dal centro cittadino, dà maggiore sicurezza e darà anche la possibilità di accedere alla stazione degli autobus in tempi molto brevi. A questo punto il percorso è chiuso.